Oggi la sfida tra Roma City e la Polisportiva Vasto Girardi, valida per la 25ª giornata del girone F del campionato di Serie D. L'inizio dell'incontro con il Roma City che toccherà il primo pallone del match, completo arancio-blu per la squadra di statuto, mentre il Vasto Girardi in completo bianco, gara che è iniziata proprio da pochi istanti, proprio con i padroni di casa. Cercato Ricci sulla destra, la palla rimbalza, diventa buona ancora per Rasi che poi prolunga in avanti, ci crede Zammarchi, viene esteso, c'è il calcio di punizione, attenzione, arriva il cartellino rosso, tutto pronto, Pisanu tocca Raffini col destro, colpisce il gruppo di difensori del Vasto Girardi che si era messo a protezione della porta, difesa da Petriccione. Pisanu palla dentro nel rigore, il colpo di testa, il vantaggio del Roma City sugli sviluppi del calcio di punizione. Raffini, colpo di testa vincente, è 1-0 del Roma City. Hernandez pronto a battere questo calcio d'angolo, palla in area di rigore, poi il gol del pareggio del Vasto Girardi. Si è fatto sorprendere il Roma City sugli sviluppi del corner, è arrivato il gol dell'1-1. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, finisce qui 1-1, risultato preziosissimo per il Vasto Girardi, punto che invece sta molto molto stretto al Roma City per come si era messa con l'espulsione di Gargiulo e il gol del vantaggio di Raffini.